La Bibbia parla di conoscere il vero Dio, in spirito e in verità. Alleluia. La Bibbia non ci insegna di inginocchiarci alle statue. La Bibbia non ci insegna di pregare santi, di pregare Madonna. La Bibbia non ci insegna di fare processioni, di accendere candeline. La Bibbia ci insegna di conoscere Gesù Cristo. Oh, alleluia. La Bibbia ci insegna di adorare il Re dei Re. La Bibbia ci insegna di pentirsi del peccato. La Bibbia ci insegna di abbandonare l'iniquità. La Bibbia ci insegna di seguire la parola. Alleluia, quale Dio stai seguendo? Oh popolo che ascolti, quale Dio stai seguendo? Stai seguendo il vero Dio della Bibbia o il falso Dio delle chiese morte? Quale Dio stai seguendo? Alleluia. Il vero Dio della Bibbia, del Vangelo, stai seguendo Gesù Cristo o un falso Dio della Chiesa romana, della Chiesa cattolica, o dell'Islam, o di Buddha, o della religione dei testimoni di Geova? Quale Dio stai seguendo? Il vero Dio è Gesù Cristo. Amen. È la vita eterna. Alleluia. Gloria a Dio. Cercate la verità della Bibbia. Santo sei, perché Gesù. Siamo nei tempi della fine, cari della Sicilia. Perciò cercate il vero Dio. Gloria a tuo santo nome, Gesù, della Sicilia. Perché stiamo vivendo nei tempi della fine. Alleluia. Il cielo e la terra passeranno, ha detto Gesù, ma le mie parole non passeranno. Cercate la conoscenza del vero Dio. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Amen. E ravvedetevi delle vostre iniquità. Ravvedetevi dei vostri peccati. Per entrare nel regno di Dio, Gesù ha detto che bisogna nascere di nuovo. Per entrare nel regno dei cieli bisogna rinascere. Alleluia. Per mezzo dello Spirito. Ed è una rinascita spirituale. Un cambiamento del cuore. Gesù vuole cambiare il tuo cuore. Ecco perché sono qui. A predicarti la verità. Gesù vuole cambiare il tuo cuore. Alleluia. Gesù vuole illuminare il tuo cuore. Perché lui ha dato il suo sangue. Gloria a Dio. Gesù ha dato il suo sangue alla croce. Gesù si sacrificò per noi. Gloria, gloria a Dio, santo, santo. Non ti affidare agli uomini, non confidare negli uomini, perché la Bibbia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Perciò ti voglio dire: nessun prete può perdonare i tuoi peccati. I preti sono uomini, non ti affidare agli uomini. È solo Gesù che perdona i peccati. Gloria a te, alleluia, Signore. Questo è il messaggio del Vangelo. Grazie, Gesù disse: Gesù. Venite a me, venite a me, dice il Signore. Gloria a Dio. Venite a me voi che siete stanchi, oppressi, travagliati. Così dice il Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, verso 28. Venite a me, dice il Signore. Non dice venite ai santi, venite davanti alle Madonne, no, ma venite a me, dice Cristo. Gloria a Gesù. La Bibbia non dice di pregare un santo, di venerare un santo, di venerare una santa. Tu non devi essere devoto a un santo, devi essere devoto a Dio. Amen. Amen. Amen.
cuore. E non bisogna inchinarsi davanti alle statue. Non bisogna venerare le statue. Alleluia, gloria a Dio. La Bibbia, amen. Il Signore ti benedica. La Bibbia non insegna ciò. Amen. Alleluia, gloria a Dio. La Bibbia dice che dobbiamo adorare il Signore in spirito e in verità. Questo è il vero Vangelo. Gloria al Signore. E oggi purtroppo questo Vangelo della verità non si predica più nelle chiese di oggi. Ecco perché c'è bisogno che Dio mandi delle voci che gridano nel deserto per toccare i cuori, alleluia, per toccare le coscienze, per illuminare le anime, perché tante anime, tanti cuori sono smarriti nelle false tradizioni, negli idoli falsi, nelle chiese morte, nelle chiese false. Alleluia! Tante persone, gloria, sono smarriti Gesù, dietro gli idoli, dietro le statue, le immagini. Ma la Bibbia dice: solo il Signore Dio tu adorerai e solo il Signore servirai. Amen. Alleluia. Voi dovete adorare solo il Signore. Butta via gli idoli, le statue, le immagini. Sono del diavolo. E in nessun altro vi è la salvezza. Gloria a Dio. Lo dice nel libro degli Atti, capitolo 4, verso 12. In nessun altro, in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati. L'unico nome che dà la salvezza è il nome di Gesù Cristo. Nessun altro. Alleluia. Nessuna Madonna, nessun santo, nessun Buddha, nessun Maometto, nessun Allah, nessun Geova, ma solo Gesù Cristo è la salvezza. Questo dice il Vangelo. Gloria, e questo dobbiamo predicare nei quattro angoli della terra, perché il popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ma Gesù disse: conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Gloria a Dio. E la verità è Gesù, carissimi della Sicilia. La verità è la Bibbia. Perciò avvicinatevi alla Bibbia. Gloria a Dio. Avvicinatevi al Vangelo. Avvicinatevi al Vangelo. Gloria a te, Gesù. Gloria a Gesù. Noi stamattina siamo venuti a predicare qui come una voce che grida nel deserto, perché c'è bisogno. Il mondo è nel caos. Pandemie, guerre, terremoti, delinquenza, corruzione nei governi, corruzione nelle chiese anche. Il mondo è corrotto, è depravato, alleluia, è perduto. Ecco perché c'è bisogno di Gesù. Amen, gloria a Dio. C'è bisogno di conoscere Cristo, colui che venne a liberare i prigionieri del peccato, perché chi fa il peccato è schiavo del peccato, ha detto Gesù. Ma la Bibbia dice: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Gloria a Dio. Il Figlio di Dio ti vuole liberare dal peccato. Leggete il Vangelo. Leggete la parola del Signore. Avvicinatevi a Gesù. Avvicinatevi al Re dei Re, che vuole darvi il perdono. Se tu non ti avvicini al Signore, il peccato ti porterà alla distruzione. Se tu non ti avvicini al Signore, andrai alla condanna eterna, perché verrà un giudizio su questo mondo, verrà una fine su questo mondo. Lo dice la Bibbia.
ma Dio vuole salvare i peccatori. Alleluia, gloria a Dio. Dio vuole salvare la tua anima. Alleluia, gloria a Dio. Mentre la bocca, c'è tempo, alleluia. Mentre sei in vita. Gloria a Dio. Perché dopo la morte non c'è più salvezza. Se uno non crede adesso, mentre siamo vivi in questa terra, se non credi ora e muori, ti perderai per l'eternità. Non esiste il purgatorio, come la Chiesa Cattolica Romana, i preti, i papi hanno fatto. Non c'è il purgatorio. Il purgatorio è una menzogna. Se una persona muore senza la fede in Gesù, sarà dannato per sempre, per l'eternità. Ma sì, esiste l'inferno. Ma se noi crediamo adesso e seguiamo la sua parola, noi abbiamo la vita eterna. Se noi crediamo in Gesù, alleluia. Se crediamo nel Re dei Re, se crediamo nel Messia, alleluia. Gloria. Se crediamo nel Signore Gesù Cristo, abbiamo la salvezza.